Ok, eccoci. Prego, allora, possono partire Donato e Cesare di Smart, fateci pure un'introduzione della cooperativa così capiamo un po' bene e poi chi si è aggiunto, se ha delle domande, ve le può fare. Quindi vi passo la parola, grazie. Va bene, vado io, Cesare. Prego. Innanzitutto grazie per l'invito. Mi chiamo Donato Nubile, sono il presidente della cooperativa Smart. Smart dunque è una cooperativa, ma è anche un'impresa sociale, questo vuol dire che non ha uno scopo di lucro. Il progetto è nato in Belgio circa 20 anni fa ed è nato da un settore particolare, quello degli artisti, in particolare gli artisti visivi e i musicisti. L'idea originaria era molto semplice, forse per questo si è rivelata essere una buona idea. L'idea era che gli artisti in quel caso fossero molto bravi a svolgere lo specifico del loro lavoro, ma magari invece non altrettanto con riguardo invece a tutto quello che possiamo riassumere genericamente nella parola burocrazia, che in realtà poi nel caso del lavoro sono diritti e doveri, ossia i contratti, il giusto pagamento delle imposte e dei contributi e quel che ne consegue. E che quindi c'era qualcuno che potesse farlo per loro. Perché? Perché gli artisti e i creativi hanno da sempre una caratteristica. Sono professioni scarsamente riconosciute. Mi sarà capitato spesso di chiedere a qualcuno, magari trovare qualcuno a cui avete chiesto che lavoro fai, lui magari vi ha risposto l'attore o il musicista e voi gli avete chiesto sì, no, no, ma proprio di lavoro, ecco, magari invece no, proprio l'attore, il musicista è un lavoro. Quindi hanno questo di problema, hanno il tema della discontinuità lavorativa, cioè non lavorano tutti i giorni, e della incertezza di reddito, cioè spesso fanno fatica a farsi pagare. Ahinoi, col passare del tempo, queste caratteristiche si sono rivelate essere comuni anche ad altri campi delle professioni. Quindi sì, le professioni creative, ma ahimè, la precarietà, l'incertezza, la discontinuità lavorativa riguardano adesso una grande fetta di lavoratori e lavoratrici e riguardano soprattutto quello che noi chiamiamo freelance. Comunemente, diciamo, ci si riferisce con questa parola ai possessori di partita IVA, ma in realtà io vorrei proporvi una definizione invece più larga, cioè è freelance, chi si procura da sé le occasioni di lavoro, quindi e che svolge questo lavoro con un certo grado di autonomia. Bene. Così, in questa definizione di freelance, quindi che non è legato solamente ad avere la partita IVA, ricade un gran numero di professionisti, di professioniste, di lavoratori e lavoratrici di settori più disparati. Il tema è quali protezioni dare a questi lavoratori e a queste lavoratrici. Smart intende essere una possibile soluzione, non la migliore necessariamente per tutti, va valutato caso per caso, ma è senz'altro una soluzione. Una soluzione perché quello che noi facciamo è consentire a questi lavoratori e a queste lavoratrici di continuare a essere del tutto autonomi per quanto riguarda la gestione del proprio lavoro, quindi la scelta del lavoro, del committente, li aiutiamo a pattuire condizioni che siano degne, dignitose, sostenibili ed in linea naturalmente con i livelli minimi sindacali quando questi esistono. E però ci assumiamo tutte le responsabilità proprie del datore di lavoro. Quindi laddove l'ordinamento, il nostro ordinamento giuslavoristico, quindi le regole che normano il mercato del lavoro lo consente, noi li assumiamo, quindi diamo loro uno status di lavoratore e lavoratrice dipendente. Questo perché? Perché ancora nel nostro paese, come nella maggior parte delle economie occidentali, esiste ancora una certa dicotomia tra il mondo del lavoro autonomo e quello subordinato, dove quello subordinato ha comunque più tutele, anche se sappiamo essere quindi, se sempre meno, e il lavoratore autonomo invece ne ha meno, ne ha meno. Quindi diciamo è una soluzione per innanzitutto per coniugare libertà nello svolgimento del proprio lavoro e tutele.
perché il lavoratore subordinato ha un migliore accesso al welfare, può richiedere la disoccupazione, eccetera, eccetera. E poi un ottimo strumento nel caso in cui non si sappia o non si voglia occuparsi di tutte le questioni amministrative. Ci sono, certo, la partita IVA può essere un'alternativa, ma si può essere più o meno giustamente refrattari ad amministrarla o ad avere un contatto con un commercialista, con il consulente del lavoro. Ecco, in questo Smart può essere una soluzione. In sostanza, dovete pensare, possiamo pensare a Smart, si dice, no, si parla tanto di incubatori, no, di imprese. Beh, Smart lo è realmente, nel senso che voi potete leggere all'interno di Smart tante micro e piccole imprese, a volte individuali, a volte invece ci sono dei gruppi di persone che lavorano stabilmente insieme all'interno di Smart. Ed è in realtà come se Smart fosse un ombrello che cerca di proteggere e sostenere queste attività economiche. Alla base c'è, quindi Smart è sì uno strumento, ma ci piace dire che è anche un'idea, è un'idea di un rapporto di lavoro più equilibrato nelle relazioni di potere tra chi lavora e dell'impresa, laddove la cooperativa è una vera cooperativa, esiste la possibilità da parte dei soci di partecipare al governo dell'impresa, da noi è così. E l'idea di che sia necessaria anche una sensibilizzazione e una maggiore consapevolezza da parte di chi lavora rispetto a quelli che non sono solo i propri diritti, ma anche i propri doveri. E quindi capire a quali condizioni non si deve e non si può lavorare, capire che, e questo è stato drammaticamente evidente durante la pandemia, capire che alcune pratiche, diciamo così, grigie, che hanno l'effetto magari di massimizzare oggi il guadagno, il compenso, sono molto miopi, perché poi magari avremo modo, se volete, di entrare più nel dettaglio, però non ti coprono poi nel momento in cui hai necessità di avere delle tutele. Avete sentito parlare dei cosiddetti bonus, dei vari decreti emanati durante la pandemia, molte persone non sono state in grado, molti lavoratori e lavoratrici autonomi non sono stati in grado di, molti freelance non sono stati in grado di accedere a queste indennità perché avevano una gestione scorretta del proprio lavoro. È l'idea di un sistema di relazioni di lavoro e anche economico che sia equo e sostenibile. Diciamo, da queste idee arriviamo a proporre poi delle soluzioni concrete. Credo più o meno di aver... ho detto che è nata in Belgio, non ho detto che adesso è... Ovviamente siamo in Italia, perché è diffusa in 8 paesi europei, ma il modello di sviluppo di Smart non è il modello della multinazionale, diciamo così, turbocapitalista classico, ma le varie realtà di diversi paesi sono tutte delle realtà autonome, sotto il profilo giuridico, sotto il profilo della governance, ci sono filiali, sono strutture indipendenti che collaborano per un obiettivo comune. E l'obiettivo comune è, europeo, migliorare le condizioni di lavoro dei freelance in generale, con particolare attenzione al settore creativo. Dico freelance in generale perché i nostri soci sono in gran misura lavoratori e lavoratrici dei settori degli eventi e dello spettacolo dal vivo, ma sono tanti che si occupano di audiovisivo, ci sono consulenti informatici, ci sono designer, web designer, professionisti della comunicazione, consulenti aziendali, formatori, quindi davvero lo spettro è molto ampio. Sono professioni diverse, ma che hanno capito, nel nostro caso, che ciò che li accomuna, quindi i bisogni che derivano dalla loro condizione di lavoratore o di lavoratrice, sono molto più importanti delle specificità che invece sembrerebbero dividerli. Io mi fermerei qui per adesso, magari non so se Cesare vuoi aggiungere qualcosa. O... Sì, magari immaginando che chi ci ascolta, insomma, si trova un po' all'inizio del proprio percorso professionale o magari ancora non l'ha ancora iniziata la propria carriera da lavoratore,
Potrebbe essere interessante, visto che io mi presento, sono Cesare Frignati e sono un consigliere di Smart, che vuol dire che insieme ai miei colleghi ci occupiamo di gestire l'attività quotidiana dei soci, per cui la gestione dei contratti, la relazione con i clienti, il day by day del lavoro dei soci. Quindi potrebbe essere magari interessante, ci prendiamo ancora qualche minuto per farvi vedere nella pratica come funziona, come si può lavorare in cooperativa, lavorare in Smart, che cosa vuol dire, cosa significa gestire un budget. Quindi vi condivido lo schermo così. Ok, dovreste vederlo. E, semplicemente per mostrarvi, va bene, schematicamente e cronologicamente, innanzitutto bisogna entrare in cooperativa. Ovviamente, come diceva Donato, è una cooperativa di nome, di fatto, e quindi il primo passo è diventare soci e socie della cooperativa. Diventare soci vuol dire materialmente acquistare una quota associativa, che permette di entrare a far parte della cooperativa, in tutto quello che già un po' anticipato Donato, e del fatto che insomma la partecipazione dei soci nella vita cooperativa è necessaria e caldeggiata da noi, anche per quanto riguarda la gestione di alcuni processi di progettazione partecipata, per cui in alcuni momenti dell'anno, in alcuni momenti, gestiamo un percorso che si chiama Smart in Progress, in cui sostanzialmente richiediamo ai soci di partecipare, di avere parte attiva nel cambiamento e nell'evoluzione della cooperativa, quindi su dei temi specifici che possono essere anche molto pratici, molto operativi, dalle modalità di partecipazione a un bando o a eventuali necessità di formazione da parte dei soci o altre possibilità di implementare e anche i servizi che vengono comunque offerti dalla cooperativa ai soci. Nel farlo i soci hanno parte attiva e insomma determinante nel dare le linee di questi cambiamenti, e questo grazie al fatto che sono effettivamente soci di questo del progetto. Mentre invece per gestire i lavori a livello operativo, il passaggio successivo è essere assunti, quindi si diventa soci dipendenti della cooperativa. Le modalità di assunzione sono diverse, nel senso che si può lavorare con il contratto intermittente, che è un contratto a chiamata con cui si è effettivamente dei dipendenti, come diceva Donato, quindi si accede anche alle tutele previdenziali previste per il lavoro subordinato, che sono ancora la condizione ancora più tutelante in Italia. Ma si può collaborare con Smart anche con altre forme, si può avere un co-co-co, che è un contratto di collaborazione, si può collaborare a partita IVA anche, quindi le modalità di collaborazione dei soci. Poi è chiaro, il nostro lavoro si chiama lavoro di consiglieri, anche perché all'arrivo di nuove persone in cooperativa magari possiamo dare, in base al percorso della singola persona anche precedente al lavoro in Smart, consigliare la via migliore. Quindi si diventa soci, assunti come soci dipendenti. A quel punto sì, di volta in volta si gestiscono i singoli servizi o i singoli lavori, che possono essere molto diversi tra loro. Lo diceva Donato, dentro Smart ci sono gli attori teatrali, musicisti, ma anche le guide turistiche o i grafici o gli sviluppatori web. Quindi è chiaro che l'oggetto dei contratti è molto diverso spesso l'uno dall'altro. I soci ci comunicano i dati di ogni dei lavori, dei singoli lavori, e noi gestiamo tutta la relazione con il committente. Quindi il committente di Smart riceve un contratto che regola il rapporto e la vendita del servizio, della prestazione tra Smart e il committente. Noi emettiamo ovviamente la fattura, quindi Smart si occupa di gestire anche la parte di fatturazione, incassare il pagamento e poi corrispondere lo stipendio ai propri soci lavoratori che hanno lavorato alla realizzazione di questo servizio, di questo progetto. Le ultime due voci che vedete davanti, quindi l'8,5%, che è la quota che i soci lasciano per ogni lavoro in cooperativa, quindi è su ogni fattura che viene emessa, l'8,5% è la quota che viene lasciata in Smart. E il pagamento al 10 del mese è il pagamento al 10 del mese, cioè il 10 del mese successivo a quello del lavoro fatto. Ogni socio riceve la propria, viene emessa la busta paga e pagato lo stipendio. Quindi questa, diciamo, è la lavorando in Smart, una persona riesce ad avere a pianificare il proprio lavoro, anche avendo certezza delle entrate che avrà, perché è chiaro che chi di insomma di tra le persone che ci ascoltano.
Cesare, cui il lavoro viene fatto e quando poi ricevo il pagamento. Dimmi. Sì, scusami, non ti sentivo più, quindi volevo capire se gli altri sentivano. Tutto ok? Sì. Ok, perfetto, continuo pure. Grazie. Quindi dicevo, insomma, avere garanzia del pagamento e garanzia delle entrate, quindi riuscire ad avere una pianificazione anche di vita serena, non è facile da freelance. In questo modo io riesco a essere sicuro che tutti i lavori che ho fatto a settembre del 2021, il 10 di ottobre, mi verranno saldati da Smart. Poi, quando Smart riceverà i pagamenti, è onere di Smart, quindi al recupero crediti sta a Smart, che quindi ovviamente con il contratto firmato e con il rapporto che ha con il committente recupera l'eventuale credito non saldato. E questa cosa è possibile grazie a un fondo di garanzia, cioè grazie a una parte delle quote lasciate in cooperativa da tutti i soci italiani e in Europa, che va a formare un fondo di garanzia che permette a Smart di avere la liquidità al 10 del mese di pagare tutti gli stipendi quando la maggior parte delle fatture, comunque una buona parte delle fatture, non sono ancora state saldate quando noi paghiamo gli stipendi il 10 del mese. Un po' fisiologicamente perché magari i tempi di pagamento sono più lunghi, un po' perché magari spesso i committenti hanno tempi di pagamento più corti ma poi non li rispettano, e quindi insomma questo è il funzionamento. In queste slide c'è anche un dettaglio in più legato a, non volevo rubare troppo spazio, ma insomma legato alla possibilità di gestire attività collettiva. Un po' l'ha già detto Donato, cioè dentro Smart ci sono, è anche giusto immaginare a Smart come un collettivo in cui sono comprese tante tante piccole imprese individuali, e capita spesso anche magari persone che entrano individualmente in cooperativa iniziano a lavorare, appunto magari un giovane ragazzo o ragazza che inizia a lavorare, inizia il suo percorso e poi magari andando avanti crea dei contatti, crea delle reti con altre persone con cui magari inizia a pensare di poter costituire un'impresa, costituire un'associazione, una compagnia, dipende dal settore in cui si opera. Questo spesso è un passo legittimo, corretto, che vuol dire che si sta insomma sviluppando la propria attività, però è un passo che spesso spaventa, è pericoloso, sicuramente comporta andare incontro a oneri importanti a livello insomma di adempimenti, ma anche oneri di costi, insomma. Quindi un'altra possibilità che c'è in Smart è la gestione di attività collettive, cioè sostanzialmente senza costituire la mia società, la mia azienda, posso gestirla all'interno. Cosa vuol dire? Nella pratica vuol dire che se prendiamo l'esempio dello spettacolo dal vivo, che è un esempio molto comune, se io che sono un attore ho altri tre colleghi attori e un collega che è un regista, uno che è un tecnico del suono e uno che è un organizzatore teatrale, e vogliamo portare in giro i nostri spettacoli e venderli, possiamo essere tutti individualmente soci della cooperativa, soci di Smart, comunicare a Smart le attività che vogliamo gestire. Smart si occupa di fare, come abbiamo detto prima, il contratto e la fattura, e di farne uno, quindi verso il committente che comprerà il mio spettacolo, il mio servizio di realizzazione grafica, il mio video o quant'altro, mi pongo in maniera molto professionale, cioè il committente riceve un contratto e una fattura che va a saldare per il servizio che riceve. Una, non riceve magari 5 fatture individuali per ogni professionista che lavora, come potrebbe essere se avessimo ognuno di noi la propria partita IVA individuale. Quindi il committente riceve un contratto e una fattura che salderà, e poi Smart incassa il pagamento, e con il pagamento incassato, comunque insomma con le entrate che ci saranno, vengono gestite direttamente dai soci, quindi il socio direttamente può gestire il proprio budget, quindi a partire dai 2.000 euro che il committente ha pagato per il servizio finale o per lo spettacolo finale, all'interno i soci hanno uno strumento con cui possono autonomamente definire il budget, per cui quanto guadagna una persona, quanto guadagna l'altra, quanto ammonteranno i vari stipendi, se ci sono dei rimborsi spesa, quindi delle spese che il gruppo ha sostenuto per realizzare il lavoro, degli acquisti di strumentazioni, degli affitti o altro, possono inserirle come rimborsi e riceverli dal loro datore di lavoro, da Smart, come rimborsi spesa. Quindi anche questa è chiaramente un utilizzo un po' più avanzato del lavoro in cooperativa, però anche questo spesso è molto utilizzato dai soci e dà spazio di crescita anche ai soci, che quindi entrano magari per gestire lavori, piccoli lavori o piccoli o grandi lavori, ma comunque individuali, e poi sanno di poter avere la possibilità di crescere anche a livello di collettivo. Mi fermo qui, così lascio spazio anche a domande ad altri.
Grazie mille a Cesare e Donato, avete detto un sacco di cose interessanti, ma veramente, veramente tante, e sicuramente ci torneremo dopo, perché c'è da approfondire, almeno secondo me, ma penso anche per i partecipanti che ci sono. Passo intanto adesso la parola a Marco, e poi facciamo un po' un confronto anche, no, delle varie cose, e torniamo poi sui vari punti. Quindi grazie, prego Marco. Buongiorno a tutte e tutti. Per riprendere anche poi le parole di Donato, comunque parliamo di un settore che è abbastanza anche nuovo, possiamo dire, e in alcuni aspetti anche poco tutelato. Io sono di NIDIL, della CGIL, che è la categoria sindacale più giovane della CGIL, infatti nasce solo nel 98 rispetto ad altre categorie che nascono addirittura prima dei primi conflitti bellici, per fare un esempio sulla FIOM, che sono 200 anni ormai che c'è, perché avevamo un'esigenza proprio a livello sindacale di fornire del supporto a persone che avevano voglia anche di intraprendere una carriera autonoma, perché anche nei suoi svantaggi la carriera autonoma ha determinate caratteristiche invece vantaggiose. Perché sappiamo comunque che è un lavoro di subordinazione, quindi quello che nel gergo viene chiamato dipendente, mi comporta il rispetto di determinati orari. Ho certo sì una retribuzione garantita alla fine del mese, e cosa che non ho nel momento in cui cerco di avviare una carriera autonoma, e in più ho anche degli oneri a livello anche fiscale e previdenziali, cosa che comunque nel momento in cui sono un lavoratore dipendente. Ricevo la mia busta paga a fine mese, diciamo, guardo quello e sono a posto così. Nel momento in cui ho lavoro autonomo, invece, devo sbrigare quindi tutti degli adempimenti che maggior parte dei casi sono alquanto sconosciuti. Quindi come possono essere, ad esempio, i versamenti dei classici contributi previdenziali verso l'INPS, capire quale cassa previdenziale al quale devo appoggiarmi, perché in base all'attività che io svolgo, la partita IVA che ho aperto, mi ritrovo in un groviglio di norme, di regolamenti dell'INPS, sul quale anche noi delle volte come patronati non riusciamo ad uscircene. Quindi capire anche che in base alla professione che io svolgo, devo versare a delle casse professionali oppure devo versare a delle casse invece che sono quelle dell'INPS. Quali servizi di welfare mi vengono riservati? Quindi che sappiamo che la disoccupazione non è riservata ai lavoratori autonomi, ma comunque delle tutele, ad esempio, i lavoratori in collaborazione, quindi che hanno avuto un contratto di quelli che un tempo erano i co.co.pro, che adesso invece sono i contratti co.co.co, hanno anche loro un sistema di welfare recentemente introdotto. Quindi cercare di dare assistenza a questi lavoratori in questo groviglio di norme che sono in continua evoluzione. E cercare di capire anche che il lavoro dipendente prevede una serie di tutele che sono quelle garantite dai contratti collettivi nazionali, sul quale invece i lavoratori autonomi al momento non ne hanno a disposizione. Quindi vengono man mano introdotte o dagli ordini professionali oppure dall'INPS. Una delle più recenti che possiamo portare ad esempio è quella degli assegni familiari. Fino al 2021 gli assegni familiari erano uno strumento di welfare riservato solo ai lavoratori dipendenti. A partire dal 2022 invece saranno universali, quindi riservati anche ai lavoratori autonomi. Quindi con molta fatica anche il nostro ordinamento cerca di avanzare, di stare un po' al passo coi tempi, con molta fatica dobbiamo dire, però il nostro compito è quello appunto di dare supporto a questi lavoratori e non farli scoraggiare nell'intraprendere un lavoro autonomo, perché comunque ha i suoi vantaggi, diciamo. Quindi ben vengano anche poi aziende come quella Smart che c'è qui oggi con noi, che offrono questo supporto ai lavoratori, perché altrimenti avremmo davvero delle grandi difficoltà. Grazie Marco. Okay. Faccio una domanda a entrambe le realtà, che sicuramente, diciamo, è un tema caldo. Ma come vi siete trovati? Come avete gestito, la situazione di quest'anno? Quindi anche tutti i lavoratori autonomi, freelance o le piccole realtà che magari si sono rivolte a voi. Com'è stato durante la pandemia riuscire a gestire questa situazione completamente nuova un po' per tutti? Prego.
non so, possiamo rispondere entrambi, Cesare, da due punti di vista. Dirò una banalità, però vera. Mi è capitato proprio ieri di ricordare quei momenti con un'amica. È stata innanzitutto molto dura, questa è un'ovvietà, anche emotivamente, perché all'inizio c'è stato un livello di approssimazione delle misure governative, diciamola così, che mostravano una incapacità di leggere la realtà, per esempio, dello spettacolo dal vivo o di altre... Adesso non mi addentro in tecnicismi, però diciamo che all'inizio c'è stata da parte di molti l'impossibilità di accedere a queste indennità. E quindi è stato realmente difficile cercare di stare vicino, diciamo così, ai soci. Abbiamo fatto ovviamente un lavoro di informazione e di allo stesso quindi informazione verso i soci e le socie per far sì che loro riuscissero, diciamo, almeno a fare domanda, a destreggiarsi tra nel sito dell'INPS, eccetera. E poi abbiamo fatto, come tante realtà, nel nostro, diciamo, per quello che ci poteva competere, un'azione di sana lobby per far capire ai decisori politici che occorreva attuare alcune modifiche per consentire ad una platea più vasta di lavoratori e lavoratrici di beneficiare di queste indennità. E poi abbiamo fatto delle altre iniziative, e soprattutto grazie all'impegno, devo dire, dei consiglieri e quindi anche di Cesare, quindi magari di questo vi racconta lui. Sì, insomma, ci siamo trovati di fronte alla situazione in cui le nostre attività, quindi le attività dei lavori dei soci da gestire, sono calati drasticamente, arrivando a numeri molto molto bassi, ma paradossalmente a mantenere comunque un grande flusso di lavoro e di informazione con i soci, che era cambiato, era diverso, nel senso che innanzitutto nei primi periodi, quello che diceva Donato, quindi il lavoro di aiuto e gestione di accesso, delle modalità di accesso agli aiuti che venivano messi in campo dal governo, e quindi innanzitutto da parte nostra la necessità di aggiornarci noi per primi. Fatto questo, avevamo insomma il grande lavoro di cercare di tradurre il più possibile queste cose verso i soci e di mettere in campo anche le misure necessarie perché riuscissero effettivamente a non avere problemi con le domande. Quindi questo ha occupato molto i primi periodi della pandemia, del lockdown. Da lì in poi, comunque, anche con i soci, insomma, il rapporto è stato continuo, perché abbiamo cercato di dare valore al tempo che noi avevamo a disposizione in più, e anche loro, perché tante persone ci contattavano dicendoci, appunto, l'esempio dell'attore che non aveva più spettacoli da poter fare, si trovava a casa, e quindi abbiamo un po' intercettato questa possibilità, e quindi l'idea è stata quella di mettere un po' in condivisione i saperi, e quindi abbiamo attivato questo progetto che si è chiamato Smart Agora, che prevedeva molto semplicemente, davvero raccogliendo anche delle indicazioni arrivate dai soci, abbiamo fatto quelli che fanno aperitivi digitali, quando ancora sembrava divertente fare le cose in call Zoom, adesso ne abbiamo tutti fin sopra i capelli, però facciamo gli aperitivi digitali molto partecipati, in cui raccontavamo ai soci come stava andando e raccoglievamo potenziali iniziative da intraprendere. Questa Smart Agora ha previsto che sostanzialmente noi abbiamo messo a disposizione lo strumento, quindi la comunicazione, lo strumento di condivisione, le modalità per farlo, ma poi ogni persona che avesse avuto tempo e voglia di condividere le proprie conoscenze, i propri saperi, all'inizio era stata pensata all'interno della rete, quindi per gli altri soci smart, aveva la possibilità di farlo, e quindi sono nate, dico all'inizio perché poi anche dai soci è arrivata la possibilità di estenderlo anche all'esterno, quindi anche a possibili persone fuori dalla cooperativa, che però magari potevano essere interessate a partecipare a questa cosa. Quindi si è tradotto in una serie di corsi, contenuti, formazioni, proposte gratuitamente dai soci per altre persone, sostanzialmente, soci ma anche altre persone, condividendo davvero sapere, tempo e anche voglia di dare
senso al tempo, perché tanti lavoratori che magari vivevano una condizione anche umana di vita difficile, di mancanza di entrate, eccetera, insomma, preferivano ricordarsi le loro competenze, quello che sapevano fare, e dargli valore condividendolo con altre persone. Questa cosa ha avuto una partecipazione grandissima, anche più di quello che ci aspettassimo, e è un po' sfociata in processi successivi che, insomma, puntino a dare la possibilità di fare formazione da parte dei nostri soci, che non sia più, visto che un momento è cambiato, che non sia più di condivisione gratuita e basta, ma che sia anche una possibilità di implementare adesso la loro attività lavorativa gestendo dei corsi di formazione per il pubblico. Grazie Cesare, grazie Donato. Prego Marco. Sì, abbiamo notato che durante la pandemia il mondo del lavoro è in un'evoluzione molto più rapida di quello che ci si aspettava. Ci siamo ritrovati con dei settori che, diciamo, che a qualcuno non erano nemmeno conosciuti, quindi sono rimasti esclusi da tutta una serie di aiuti, come potevano essere quelli dei bonus Covid che erano erogati principalmente ai lavoratori dipendenti. Ci si è concentrati molto sul settore del turismo e della ristorazione, però solo dopo si è arrivati a capire che parecchi settori, come ad esempio quello appunto dello spettacolo, sono di vitale importanza anche in un paese come il nostro, che comunque abbiamo una cultura storica che non è da meno, anche non solo a livello europeo ma anche mondiale. E quindi anche solo il pagamento dell'indennità di malattia, che a noi ci sembra una cosa garantita e universale per tutti, invece è rimasto escluso per parecchi lavoratori, perché sì, ok, sono iscritto a una gestione separata dell'INPS, quindi non rientro in una cassa professionale, degli strumenti minimi l'INPS riesce anche a darmeli, con tutta una serie di complessi di requisiti che sono veramente esagerati. Però se non avevo sottoscritto un'assicurazione sanitaria, perché ovviamente è stato un evento abbastanza imprevisto, mi sono ritrovato con una serie, sostanzialmente con dei mesi senza stipendio. Quindi in quel caso, ok, molti hanno giustificato dicendo il rischio di impresa, ok, ma questo non è il rischio di impresa, perché lì non è stata una cattiva gestione da parte mia, sono state delle norme che mi hanno imposto una chiusura, una sospensione della mia attività. Quindi sì, qualche attività è riuscita a proseguire anche con l'online, e anche in quel caso c'è stato un ingegnarsi nell'utilizzare dei nuovi strumenti. Però abbiamo notato che comunque non siamo ancora pronti. Esempio è stata la scuola, che ci ha messo molto a capire come accendere anche solo banalmente un computer, mentre invece nel 2021 ci si aspettava di essere pronti a degli eventi non ovviamente relativi alla pandemia, ma un po' più tecnologici. E ci siamo ritrovati appunto anche dei lavoratori che si aspettavano che di ricevere questa cassa integrazione, che fosse una cassa integrazione per tutti, ma ovviamente invece ci ritroviamo che cassa integrazione è solo per i lavoratori dipendenti. Quindi tutto il mondo dell'autonomo si è ritrovato escluso da questo, e con grande difficoltà è riuscito poi ad accaparrare qualche elemento di bonus, di indennizzo, che comunque non rispecchia esattamente quello che invece potrebbe essere stata la proiezione dei guadagni persi in quel periodo. Quindi speriamo sia finita, ecco. Sì, una situazione che speriamo, insomma, non ricapiti più, ma non si sa mai, purtroppo. Scusami, Anu, sì? Rispetto a questa cosa che diceva Marco, è verissimo, insomma, sono d'accordo. E c'è stato anche però un effetto, diciamo, in un certo modo positivo, cioè di presa di consapevolezza da parte dei lavoratori, dei nostri soci, cioè tante persone, gli aiuti sono stati arrivati in ritardo, spesso insufficienti, e con tanti problemi, tanti ma, però comunque sono arrivati.
e quindi tante persone si sono rese conto magari che prima, fino a quel momento, avevano gestito in maniera, vuoi per volontà, per dolo, per chi per insomma pigrizia, non conoscenza o altro, gestito i loro lavori in maniera non sistematicamente regolare o in modi insomma in modi terzi rispetto a quello che andrebbe fatto, che si sono trovati a non essere coperti da minimamente dagli aiuti. Banalmente non ho raggiunto il minimo di giornate lavorative che erano necessarie per ricevere indennità contributive nel periodo precedente alla pandemia, e non avevo accesso a nulla. E quindi questo, e anche questo l'abbiamo constatato dal fatto che durante la pandemia, anche se ci fossero le attività ferme, avevamo comunque molte persone che venivano a chiederci come funzionava la cooperativa, a fare quello che noi chiamiamo delle info session, cioè delle sessioni informative. Quindi ha avuto e il fatto che adesso le attività invece siano riprese molto più di prima ancora. Quindi insomma tutti questi elementi un po' ci portano a dire che insomma un minimo effetto di presa di consapevolezza del fatto che se io, a prescindere da quale sia il mio lavoro, se io lo voglio fare ed è un lavoro, devo trovare un modo per gestirlo, per dargli la dignità di lavoro, tutelarlo in maniera di lavoro, versare ciò che è corretto che versi, è insomma un effetto, tra mille virgolette, positivo. Certo, assolutamente. E noi qui siamo come contesto, diciamo appunto all'Informa Giovani del Comune di Bologna, però ovviamente utile a qualsiasi, no, ente, attività legata ai giovani. Vi è capitato sia in passato che appunto anche recentemente online, immagino nel caso, di parlare con altri Informa Giovani oppure con le scuole, con le università, per spiegare in generale, nel caso vostro, magari come funziona Smart e diciamo l'alternativa, la partita IVA, così, però in generale per tutti, di spiegare un po' più ai giovani cosa sono i contratti, come funzionano, che appunto opzioni alternative ci sono, perché non sempre, come capita a tutti, è capitato anche a me, è capitato a chiunque, penso, non si è mai abbastanza informati, mai abbastanza preparati, e quindi sono informazioni che magari tu impari piano piano con l'amico, il conoscente, il parente, quello. Però ci vogliono delle informazioni precise, no? Che uno magari prima le sa e prima va ai ripari, senza poi trovarsi alla fine con magari tanti dubbi. Quindi vi è capitato di avere a che fare con i giovani o comunque con scuole, università, per riuscire, no, a portare tutta questa conoscenza che è fondamentale e cercare quindi di trasmetterla al meglio? Mi collego a questa domanda di Mianu, così almeno secondo me sì, è una specifica della tua domanda, e in quanto partite IVA ad averle sapute prima certe cose ci saremmo risolte insomma tanti momenti di nervosismo, diciamo. Però ad esempio anche una cosa che si collega, una cosa che ad esempio io mi sono resa conto dopo un bel po' di anni che avevo aperto la partita IVA, mi sono domandata, cioè, quanto vale il mio lavoro effettivamente, e far sì che sia io a dare un prezzo e non, ma anche i miei colleghi, e non il cliente a dirti il suo budget e quindi tu a strutturare il tuo lavoro, o delle volte anche a tapparti il naso e a lavorare per un prezzo molto più basso, soprattutto in situazioni, penso ad esempio il caso di Bologna, in cui ci sono tanti giovani che escono dalle università, dalle accademie, e si crea queste, cioè almeno quello che ho notato io standoci dentro è stato l'abbassamento del costo, del prezzo del lavoro, e quindi a me, ad esempio, a me è stato detto: guarda, non ci servi più, perché altri ragazzi che uscivano del DAMS sono andati a fare le riprese al posto mio chiedendo molto di meno. E quindi quando si creano queste cose, ho notato che si è creata una sorta di doppio livello, un livello di professionismo molto alto, quindi con dei budget che si dava per scontato, lavori soprattutto con aziende, privati, eccetera, e invece un prezzo di tutti gli studenti, di chi un po' forse si accontenta, e a cui ovviamente non voglio fare una colpa perché dobbiamo mangiare tutti, quindi si capisce il meccanismo e la logica che c'è dietro. Quindi anche capire in questo caso come si fa a fare, cioè che prezzo fai, che prezzo dai al tuo lavoro, cioè io me lo sono chiesto perché poi mi sono trasferita in Belgio appunto, e qui finalmente ho fatto tabula rasa e ho dato io i prezzi, però ecco, anni dopo insomma, quindi volevo sapere anche questa cosa qua. Ma volevo intervenire dicendo che come formazione in rete in maggio, giugno per Flash Giovani, in questo progetto abbiamo realizzato 4 o 8 incontri
su questo tema proprio della contrattualistica del lavoro, dei diritti, della differenza che c'è tra un contratto interinale, tra un contratto invece di collaborazione, tra un occasionale, quali sono le perdite dei diritti all'interno di questo. Io credo che su questo anche Marco oggi possa puntualizzare un pochino nella marea di questo concetto di precarietà, nella mettere a luce, diciamo, un aiuto ai giovani che ci ascoltano almeno e che potrebbero fare anche domande, per evitare di fare come hai detto tu, che lo fa la maggioranza, cioè di farsi prendere dalla prima proposta e non guardare la tipologia contrattuale, non entrare quasi neanche in merito, non conoscerle, fidarsi di che cosa si legge su internet, mentre invece ci sono dei, come il New Deal, specializzato anche e in particolare proprio sulla tutela dei diritti per il precariato, diciamo, comunque tutti questi lavori diversi, chiamiamoli così, contratti diversi. Per cui chiederei a Marco e proporrei anche a Novella, che è, so che è presente, che si possono anche replicare delle altre giornate, perché l'ascolto era stato molto alto e comunque sia il bisogno è amplissimo. Sì, infatti, tra l'altro volevo anche dire che noi da ottobre o novembre, adesso stiamo prendendo gli accordi, riprenderemo a fare lo sportello dei consulenti del lavoro, che verranno all'Informa Giovani una volta al mese, appunto con degli appuntamenti individuali per un orientamento su i contratti di lavoro. Quindi chi le persone, i giovani a cui gli viene proposto un contratto di lavoro per la prima volta, magari possono confrontarsi con un esperto per capire i meccanismi del contratto, come i meccanismi della busta paga che si ritrovano ad avere. Sì, io per rispondere anche alla prima domanda, noi riceviamo quotidianamente chiamate da ragazzi, ma non solo ragazzi, anche persone che hanno già intrapreso delle carriere lavorative, quindi hanno un'esperienza abbastanza regressa nel mondo del lavoro, che si ritrovano davvero a non capire anche come deve essere formato un contratto. Credo ci sia proprio un problema a livello di istruzione, anche a livello da parte proprio del percorso scolastico. Credo andrebbe inserito anche, almeno negli ultimi anni, dei licei, a maggior modo dei professionali, appunto quelli che sono delle scuole che avviano la professione, delle ore dedicate appunto a come non solo la ricerca deve avvenire, una ricerca del lavoro, ma anche a cosa mi si aspetta dopo e come è fatto un contratto, sostanzialmente su un contratto e cosa mi ritroverò, che cos'è un lavoro subordinato, un parasubordinato, un lavoro autonomo, che differenze ha tra quelli, che cos'è banalmente il contributo, cioè i contributi della pensione, che cosa sono. Cioè, non usciamo anche dalla retorica del non vedremo mai la pensione. Beh, c'è un sistema pensionistico che ancora c'è, teniamocelo stretto e almeno cerchiamo di capire come funziona. Quindi anche leggere una busta paga, non guardare soltanto quello che ci arriva sul conto corrente col primo stipendio. Va bene, il primo stipendio lo concediamo anche, di guardare solo quello che ci arriva sul conto corrente, ma anche cercare di capire tutti gli elementi della retribuzione, mi vengono dati, quindi lo straordinario che io è previsto dal mio contratto, c'è il contratto di collaborazione che ho stipulato con quel committente, è un contratto regolare o non è regolare, quindi capire già autonomamente se c'è qualcosa che non va. E questo mi permetterebbe anche di, in fase di contrattazione durante un colloquio di lavoro, spingere appunto su un determinato prezzo, un determinato costo, perché io, conoscendo il mondo del lavoro, conoscendo anche il costo del lavoro che io vado a pesare a quell'azienda, quanto posso richiedere in termini di retribuzione. Quindi della formazione sarebbe molto molto più importante
ma proprio dalla fase più giovane della nostra vita lavorativa. Se posso, per rispondere alle stesse domande, non ci è capitato di fare degli interventi formativi per gli Informa Giovani, ma ci è capitato, ci è stato richiesto da accademie, da scuole professionali di fare degli interventi formativi. Proprio ieri Cesare ne ha fatto uno, la Civica Luchino Visconti di Milano, e capita, ci sta capitando sempre di più. E con riferimento invece al discorso quanto vale il mio lavoro, questo è proprio il tema a cui noi cerchiamo di rispondere in vari modi. Uno è il contratto collettivo nazionale. Con il rinnovo del contratto che abbiamo contribuito a definire, abbiamo per esempio ricompreso nel nostro contratto collettivo nazionale alcune figure professionali che prima non erano ricomprese. Vi faccio un esempio estremo, ma c'è una lunghissima lista, ok? Non esiste un contratto collettivo nazionale per i poeti, però noi abbiamo il poeta come figura professionale che ha quindi una minima sindacale giornaliera. E cosa voglio dire? È evidente, soprattutto in questo caso estremo, che non saremo certo noi a definire qual è il valore, soprattutto artistico e poi economico, di una poesia, no? Soprattutto in questo campo così delicato. Però siamo in grado di dire che almeno, per analogia, se un poeta venisse pagato una giornata per stare seduto su una scrivania o mirando l'infinito leopardiano per 8 ore, dovrebbe essere pagato almeno un X, no? Ora, le professioni, come vi dicevo, vi ho fatto un esempio estremo, ma ci sono figure professionali più, magari anche più, diciamo così, moderne, ci sono i makers, quelli che lavorano con le stampanti digitali, ci sono tutte le professioni legate all'informatica, però diciamo, quello è un primo parametro, e in questo, come dire, i sindacati ci aiutano, no? Che diciamo, sono, in teoria sarebbero la controparte, ma nel nostro caso sono assolutamente dei partner, no? Quindi uno, quello intanto è qualcosa di minimo, però da cui non si scappa. E poi sì, poi c'è l'azione dei consiglieri legati, che fanno esattamente quello che prima diceva Marco, cioè si mettono lì con un budget e dicono: ok, ma tu quanto tempo ci metterai a fare questo lavoro? Beh, se chiediamo X questo al committente, mi sembra adeguato. No, questo, guarda, non andare a fare, rifiuta. A volte il nostro lavoro è anche di dire no, questo non è un lavoro. E non è furbo chiedere un euro di meno, o non è furbo lavorare in nero. È sintomo invece di... raramente quel cliente lo mantieni, perché è sintomo in realtà di scarsa professionalità. Il primo modo per mostrarti professionista è fare le cose in regola. Non vuol dire essere puntigliosi, vuol dire al contrario proprio dimostrare professionalità, altrimenti si scade nell'amatorialità. E poi certo il fenomeno di cui parlava Cecilia è, ahimè, un fenomeno diffuso soprattutto appunto nel campo maggiormente nel campo del lavoro creativo, dove chi sta dall'altra parte a volte non è in grado di apprezzare la differenza tra un neodiplomato, da uno studente e chi invece magari ha 20 anni di esperienza. Poi certo, ci sono i geni che, come dire, va bene, però diciamo, parlando in linea generale, una differenza c'è, questa differenza va pagata. E in questo c'è da fare molti passi avanti, però diciamo come collettività, sia dal punto di vista dei datori di lavoro che dei lavoratori. Quindi a volte davvero so che è difficile, so che, ovviamente non prendiamo i casi in cui si viene presi per la gola e in cui bisogna mangiare, però diciamo in molti casi bisogna avere il coraggio di dire di no, ecco. Ma dico solo quest'ultima cosa: a volte chi arriva da noi e che magari viene fuori da esperienze di lavoro diciamo un po' ai margini, ok, ci dice, però voi poi chiedete il contratto al committente, io non sono abituato, magari poi dice di no, e poi è la fattura. Guardate che in realtà, nella maggior parte dei casi, si tratta di timori infondati. Semplicemente, nel momento in cui non è
un individuo, ma è un'organizzazione a porsi verso lo stesso committente, improvvisamente chiedere un contratto ed emettere una fattura diventa la cosa più normale del mondo. Quindi il problema è la polverizzazione in cui si trovano molti, molti settori, molti lavoratori e lavoratrici, per cui da soli è un po' più difficile dire quei no che invece vanno detti. E solo per aggiungere una cosa, rispetto anche sempre a quello che diceva Cecilia, che è ovviamente la differenza di esperienza di un lavoratore rispetto a un altro si paga in fattura. Quello che però è fondamentale ed è anche per questo che quando ci capita, insomma, delle attività di formazione le facciamo, è che lo studente o il neo lavoratore che esce, entra nel mercato, possa fare un prezzo basso in relazione al fatto che è il suo primo lavoro, ma che non scenda sotto una soglia che è il minimo corretto da pagare per un prezzo. E fare un lavoro in cui si va dalle persone che inizieranno a fare questi lavori, come oggi, come chi ascolterà questo incontro, e spiegare in che senso un prezzo minimo, il concetto che nel prezzo della mia fattura devo in qualche modo comprendere quello che mi costerà il commercialista, devo comprendere tutti i costi legati alla gestione della partita IVA e non solo pensare a questo lavoro di un'ora che devo fare per il committente. E quindi questo fa parte di tutta... Ed è difficile, ovviamente per il lavoro autonomo è più difficile perché non ci sono i contratti collettivi nazionali, perché in generale per sua stessa natura sono lavoratori frammentati che fanno fatica a incontrarsi, a confrontarsi anche senza paura di potersi confrontare come colleghi e non come concorrenti. E quindi... quindi sì, la risposta non c'è a questa domanda, sarebbe bello averla subito, però sicuramente una via giusta da percorrere è formare, come diceva anche Marco, insomma, formare il prima possibile e più persone possibile. Se posso, rispetto alla parte che mi fa venire in mente, Cesare, Marco potrà confermarlo, anche a volte sicuramente bisogna informarsi e essere consapevoli di quello che succede, perché a volte ci sono un po' dei miraggi. Voi sapete, per esempio, con riferimento alle partite IVA, che c'è la partita IVA cosiddetta forfettaria. Una partita IVA in cui sostanzialmente non metti in fattura, paghi un forfè di tasse, no? Quindi diciamo particolarmente vantaggiosa dal punto di vista fiscale. Per esempio più vantaggiosa che non lavorare dentro Smart, dove tu sei dipendente, vieni tassato, eccetera. Bene, siccome è così vantaggioso, chi si apre la partita forfettaria, solitamente, non sempre, però solitamente o un giovane o comunque un giovane in quella professione, mettiamola così, per l'esperienza, dice, beh, allora, vediamo un po', quanto mi resta in tasca? Bah, facciamo che fatturo 1.000. Poi però ad un certo punto arriva il momento in cui quella partita IVA forfettaria non la puoi più usare. Perché se sei diventato un professionista inizi a fatturare di più, superi i limiti imposti da questa fattura. Ma era lo stesso anche prima, quando il regime dipendeva dal numero di anni in cui potevi averla. Bene, tu però c'è il problema che quel cliente lo avevi abituato a pagare 1.000. E dopo, il giorno dopo il momento in cui non puoi più usare quella partita IVA forfettaria, vai a spiegare che adesso il tuo regime fiscale è diverso e il tuo lavoro vale 1.500, vale 1.800. E quindi non si tratta di, non so, io ricordo quando avevo qualche anno in meno, mio padre mi parlava di pensione e dicevo, va bene, ma questo è un pensiero da vecchi. Ecco, non si tratta di avere, non è così ovviamente, però il discorso non è questo. Il discorso è essere un pochino previdenti e guardare, non dico a quello che succederà tra 20 anni, quello ormai per come il mondo del lavoro adesso è impossibile. Però quello che succede tra un anno o due, ecco, questo forse dovremmo guardarlo. E consapevolezza dello strumento, perché in questo esempio che ha fatto Donato, il concetto che la partita IVA forfettaria mi permette di ottimizzare il netto deve essere un vantaggio per me che sto iniziando la mia professione, non per il committente che, siccome gli fatturo con la partita IVA forfettaria, può pagare meno il mio servizio. Il committente dovrà pagare la cifra che è corretta per il servizio, che sarà la stessa che gli farò pagare quando la mia partita IVA sarà ordinaria. Semplicemente io all'inizio
avrò ottimizzato il netto, perché il concetto della partita IVA forfettaria è un vantaggio per il lavoratore. E quindi, se sono stato formato, se ero consapevole di questo, il primo prezzo che farò, non metterò la variabile forfettaria per abbassare il prezzo al committente, per esempio. Grazie mille. Volevo chiedere a Novella se magari appunto nelle occasioni degli sportelli o comunque dei giovani che passano, no, lì in ufficio, se appunto sono capitate situazioni di questo tipo, domande o anche magari le cose che vengono chieste maggiormente e di cui c'è bisogno, no, di ripetere continuamente, perché appunto sono importanti e, come dicevate, bisogna essere previdenti e cercare di capire cosa bisogna fare un po' per il futuro, anche un po' più lontano, ma soprattutto quello più vicino. E in realtà qui all'Informa Giovani troviamo soprattutto ragazzi che cercano lavoro, arrivano. Però adesso c'è stata una lunga parentesi durante la pandemia, perché loro non erano in grado di riorganizzarsi con degli appuntamenti online. E avevamo due sportelli che adesso stiamo cercando di riprendere, con uno siamo proprio in dirittura d'arrivo, che erano i consulenti del lavoro, appunto, dove i ragazzi, soprattutto quelli alle prime esperienze, riuscivano ad avere un esperto che gli spiegava com'era la busta paga, com'era il contratto di lavoro, oppure arrivavano qua con alcune proposte da aziende su certi tipi di contratti, tipici, atipici e i più fantasiosi, e si confrontavano con un esperto che gli poteva dire, insomma, che cosa aspettarsi e che cosa poter pretendere, insomma, poteva aiutarli a capirci all'interno di quel contratto che gli veniva proposto. Come i consulenti del lavoro, lo sportello dei commercialisti, che probabilmente ripartirà con l'inizio dell'anno, in cui anche ragazzi che volevano aprire una partita IVA e valutare cosa gli conveniva e insomma quali alternative potevano avere per quel tipo di attività che facevano, potevano avere appunto una opinione, un orientamento da parte di un esperto. Vero è che la sensazione che io, lavorando all'Informa Giovani, è la marea di giovani che lavorano soprattutto nel campo della creatività e della comunicazione, che si vedono proporre dalle aziende e dalle agenzie di comunicazione la più fantasiosa contrattualità, diciamo, per essere pagati, fino a essere pagati a pezzi con il diritto d'autore mentre tu fai il social media manager, mi viene da dire. E sì, c'è bisogno di informazione, di formazione fin dall'uscita delle superiori. Sì, quello sicuramente sì. E ad esempio mi viene in mente, no, anche quando studiavamo noi, ormai è già passato un po' di tempo, insomma, però sicuramente certe informazioni sono importanti. È capitato a tutti, penso a tutti i giovani, di fare dei tirocini, no? I tirocini ovviamente sono delle cose ben diverse, quindi non è un contratto, non ci sono contributi, non è un'esperienza di formazione, però fondamentalmente è un lavoro, operativamente è un lavoro. Come Smart vi è capitato di ricevere domande anche da persone che volevano fare dei tirocini, se gli avete proposto magari un'alternativa oppure poi avete consigliato di procedere con quella forma di lavoro? No, non propriamente, nel senso che a parte, insomma, lo staff interno, che per cui, portando il mio esempio, io sono arrivato a Smart con uno stage, però insomma le attività dei soci di Smart non prevedono, insomma, che i soci diventano dipendenti di Smart, hanno un rapporto di lavoro diretto con Smart, quindi
si tratta di tipologie di lavoro per cui hanno prima dei clienti, poi passando in Smart, dei committenti che Smart gestisce, con cui Smart gestisce la relazione, ma poi loro direttamente hanno con noi un rapporto di dipendenza con noi. Può capitare, visto l'esempio, può capitare dei casi un po' grigi e di difficile comprensione, nel senso di magari di addirittura di committenti stessi o di, insomma, di aziende che insomma, quello quando si parla di falsi dipendenti, no? Spesso è un lavoro che dobbiamo fare anche noi in prima persona, cioè capire che questo ovviamente capita di più nel settore magari di freelance, quindi di, insomma, il classico, lo sviluppatore web che lavora per un'azienda, capire che il socio che arriva da noi effettivamente non abbia con questa azienda finale, che è il committente di Smart, un rapporto di dipendenza, che lavori come autonomo con la sua partita IVA o che lavori come socio dipendente di Smart, sicuramente non potrà mai avere un rapporto di lavoro di dipendenza con il suo datore di lavoro, con il committente cliente finale, perché appunto non è il suo datore di lavoro, quindi non può avere un orario di lavoro, non può avere, lo diceva, anticipava prima Marco, non può avere essere obbligato ad avere un luogo di lavoro, ad utilizzare gli strumenti dell'azienda. Ripeto, non è raramente tutto o bianco o nero, e quindi spesso il lavoro nostro, anche un po', insomma, con l'esperienza, è capire quando si è in queste situazioni un po' ambigue, e quello che facciamo è esattamente quello che abbiamo detto fino ad adesso, cioè formare il socio, che magari all'inizio e spiegargli: ok, guarda, è successa questa cosa, ti hanno proposto questo, sarebbe stato più corretto che ti proponessero un'assunzione. Se non te la propongono, va bene, rimaniamo nell'ambito del lavoro autonomo, del lavoro con Smart, ma a quel punto bisogna fare in modo che lo sia effettivamente, non solo sia scritto su un contratto. E quindi spieghiamo al socio quali sono, che sono i paletti a cui deve stare attento, che nella relazione col committente non cambino e che siano mantenuti così. E quindi questo è un po'. Insomma, non potrebbe succedere che ci si rivolga a qualcuno che vuole fare un tirocinio presso un'altra azienda, perché in quel caso, cioè, il tirocinio prevede, cioè, naturalmente noi parliamo, parliamo di del fatto che sia effettivo il tirocinio, no? Quindi il tirocinio effettivo prevede che in azienda ci sia un tutor che ti segue, che ti forma, ok? Ecco perché gli stage e i tirocini che attiva Smart possono solamente avere a che fare con il lavoro, diciamo così, della struttura di Smart, quindi con l'area amministrativa, oppure con il lavoro dei consiglieri, di assistenza ai soci. Ma se tu arrivi da noi e ci dici che vuoi fare lo stage presso l'azienda Pippo, si presuppone che lì ci sarà un tutor, insomma, lo stage devi attivarlo per quell'azienda. Se invece lo stage è una maniera strana, diciamo così, capiamo che è una maniera strana per far sì che quel lavoratore venga pagato meno, diciamo di no, così come diciamo di no tutte le volte in cui si verifica quello che diceva Cesare, cioè quando noi capiamo che il socio che sta arrivando da noi in realtà è stato spinto dal committente che non vuole prendersi la responsabilità di un'assunzione. In quel caso noi non prendiamo il lavoro, in sostanza diciamo che no, tu ti devi fare assumere da questa azienda, e se non ti fa assumere, se non ti vuole assumere, in ogni caso la soluzione non è Smart. Al tempo stesso, a volte, per esempio, sono gli stessi soci che magari per dei lavori davvero occasionali ci chiedono di essere pagati in ritenuta d'acconto, ma tendiamo a dire di no anche qui, perché, come spiegavo prima, la nostra missione è un'altra, la nostra missione è dare maggiori tutele, e ritenuto racconto francamente non ne ha. Certo, nel caso in cui c'è questo non vuol dire che non capiti, ma è l'eccezione dell'eccezione dell'eccezione, quando appunto accade davvero, quando c'è il cast di uno spettacolo di danza in cui abbiamo un danzatore che viene dall'Azerbaigian e che quindi viene quella volta e lavorerà con noi una volta e tornerà in Azerbaigian, esiste una cosa che si chiama
autonomo occasionale straniero dello spettacolo, e viva Dio, in quel caso sì, gli pagheremo la ritenuta da conto, ma insomma parliamo di questo caso. Così la situazione che diceva Novella la conosciamo benissimo nel campo dell'editoria, è davvero quasi un po' un far west, ahimè, anche in aziende blasonate, in case editrici blasonate, per persone che scrivono libri e che vengono pagati unicamente il diritto d'autore. Da noi questa cosa praticamente non è possibile, cioè il diritto, ovviamente, quando l'oggetto del tuo lavoro ti dà diritto ad avere un'attribuzione di diritto d'autore, questo è sempre una parte del compenso, tranne il caso, che è rarissimo, in cui tu ti invento un caso, nella tua cameretta abbia pensato ad un nuovo logo per una bevanda di bibite gassate, e questa ditta di bevande di bevande gassate lo vede e dice: ah, guarda, io anziché avere quel loghino bianco con vorrei il tuo. Ecco, quel caso sì, può essere pagato in diritto d'autore, ma in tutti i casi in cui c'è un rapporto di lavoro, no, non è possibile, è contrario alla legge ed è contrario anche al tuo interesse. Grazie mille, Donato. Aggiungerei anche che strumenti come quelli di formazione a lavoro, che possono essere appunto il tirocinio o anche il contratto di apprendistato, sono ormai diventati un po' visti come lo sfruttamento del lavoro, però non vanno visti solo sotto questo aspetto, perché comunque, Cesa mi sembra di capire, è un esempio: io vengo formato per quel lavoro, anche perché diciamo nessuno nasce imparato, e al termine di quel periodo l'azienda mi potrebbe offrire un'opportunità lavorativa, appunto dicevo Cesare, per quel suo capitolo, un esempio, io poi rientro in quell'azienda e sono più che formato. E anche un supporto all'azienda, ovviamente, quello di assumere una persona che comunque non sa svolgere quella mansione, e quindi nel momento in cui mi rallenta anche il processo produttivo, a ricevere un contributo da parte dello Stato che appunto mi giustifichi questo processo di rallentamento della produzione. Quindi diciamo che non guardiamo i contratti di apprendistato o di tirocini come una cosa vista, cioè come una cosa super negativa. Valutiamo caso per caso che cosa ci sta offrendo quell'azienda. Normale che se ho la percezione che possa risultare come uno sfruttamento, lasciamo stare. Però non scartiamole a prescindere, facciamo il colloquio, cerchiamo di capire cosa ci sta offrendo quell'azienda, anche perché in alcuni casi la retribuzione, quindi il rimborso spese che mi offre l'azienda, non è così basso come ci si può aspettare. Quindi facciamo tutti i colloqui possibili, anche perché fare un colloquio mi forma per i successivi. Io volevo fare un'altra domanda, ovvero volevo chiedere come ci si comporta in quelle situazioni in cui si cercano figure, diciamo, soprattutto nel settore creativo, della comunicazione, figure che sono formate, magari, non so, pensano social media manager, a cui viene richiesta la capacità, altre capacità, tipo negli annunci si vedono social media manager, montaggio, fotografia, riprese, e tutta copy, cioè nel senso delle solitamente hanno dato, sono realtà più piccole che cercano di condensare una persona sola con uno stipendio ovviamente da un lavoro solo, però che ricopra tanti ruoli, ed è una cosa che ho notato appunto nel nostro settore essere molto ricorrente. Ti provo? Allora, entro certi limiti questo è possibile, Cecilia, nel senso che ci sono dei contratti diciamo in cui è possibile la mansione multipla. Cioè, il problema è, basta che sia previsto e che corrisponda a un compenso adeguato. Tu per un'azienda, quindi anche per Smart, puoi svolgere contemporaneamente più di una mansione. Il riferimento che in quel caso si ha per la retribuzione è quello per la mansione pagata meglio. Quindi se tu fai tre cose, per la A la minima sindacale è 10, per la B è 20, per la C è 30, il tuo livello è 30. Okay?
In alcuni casi, diciamo, parlo di, allora, nel caso di un'azienda, che insomma, non è il caso di Smart, beh, bisogna distinguere, ci sono appunto realtà molto piccole in cui non è giustificata la presenza, mettiamo la gestione dei social, la gestione dei social prevede anche di avere delle competenze di grafica, cioè perché hai ormai di avere una creatività. Diciamo che se l'azienda ha certe dimensioni e pubblica tot post a settimana, ci sta che abbia una persona che faccia il copy del post e una persona che faccia la creatività, ma se l'azienda è molto piccola e fa un post a settimana, beh, io direi che è legittimo cercare una persona che sappia fare entrambi. Se invece parliamo proprio di chi svolge contemporaneamente anche più attività diverse, questa per esempio è una cosa che da noi è possibile ed è anche un po' un vantaggio. Che cosa voglio dirti? Voglio dirti che in alcuni casi, ecco, metti il caso di una, se tu hai una partita IVA, quella partita IVA è valida per alcuni tipi di lavori e non per altri, cioè ha un codice Ateco, insomma, vale per alcuni tipi di mansione. Quindi mettiamo che tu hai una partita IVA per fare l'attrice, perché ci sono anche attori con partita IVA, e poi però scopri che sei brava a fare i video o le foto. E dovresti avere due partite IVA diverse, oppure io non so se possono, tra l'altro se si possono avere due diverse, oppure dovresti chiuderne una, insomma diventa un po' complesso. Se lavori all'interno della cooperativa e fai l'attrice, ad un certo punto scopri che sei brava a fare le foto o i video, beh, e spero non sei ancora sicura che quello sarà il tuo mestiere, bene, puoi svolgere all'interno della cooperativa contemporaneamente le due attività, è proprio come se nascessero in quel momento due micro imprese diverse che fanno all'interno di Smart, che però fanno capo sempre a te e sono comunicanti e nei limiti del possibile, per quanto consentito dal nostro contratto di riferimento, tu hai un solo contratto e puoi di volta in volta utilizzarlo per fare l'una o l'altra cosa. Con un vantaggio in termini di non disperdi contributi, sai quanto pagherai di tasse. Io ho un esempio che il mio cavallo di battaglia, quindi non posso non farlo anche oggi, anche se questo problema l'abbiamo un po' risolto. L'esempio vero è quello di uno scenografo che deve fare dei comodini per uno spettacolo di teatro, ok? Come una scenografia, cioè un comodino che deve arredare la scena. Bene, c'è il contratto collettivo nazionale dello spettacolo dal vivo, per cui c'è una minima sindacale, contributi ex empals, c'è una tassazione, eccetera. Poi però questo scenografo esce dal nostro ufficio a Milano e a fianco vede che c'è una decoreria. Entra e dice, ah, sai, io so fare i comodini. Ah, perfetto, anche noi qua vendiamo i comodini. Me ne realizzi uno? Però quello non è più spettacolo al vivo. Incredibilmente, questa persona fa sempre un comodino, lo stesso comodino che va sulla scena. Però siccome non è per uno spettacolo teatrale, in teoria dovrebbe avere un co-co-co o altro, se non ha la partita IVA. Che è una complicazione, perché quei contributi vanno da un'altra parte. Quindi un domani si ritroverà divisi. E poi però, siccome quel comodino se l'è inventato lui, no? A un certo punto magari l'acquirente è una società che li produce, li fabbrica. Dice, guarda, io ho le macchine che fanno i comodini, c'ho un'azienda automatizzata, però mi piace tanto la tua idea del comodino, proprio il tuo disegno. Mi lavoreresti per me come designer, mi dai solo l'idea. Lì appunto entriamo nel campo anche del diritto d'autore, altro ancora. Che cosa voglio dire? Voglio dire che in alcune situazioni davvero l'ordinamento smette di essere tutelante e diventa una selva oscura. Ecco che in quel caso, per esempio, il fatto di poter ricondurre a unità una molteplicità invece di professioni che io svolgo con le stesse abilità diventa invece un vantaggio. Quindi quando questo è possibile, per esempio da noi è possibile, diventa un vantaggio, anche perché nel caso in questione non è che questa persona ha veramente tre attività professionali diverse, insomma gli capita sporadicamente di utilizzare quelle sue stesse abilità semplicemente declinandole in maniera diversa, che
questo è stato un punto per noi importante. Grazie mille, Donato. E se avete anche altre cose da dire che magari ci siamo dimenticati, che possono essere interessanti, siamo ancora qua. Se no, se volete, possiamo anche terminare l'incontro. Intanto magari aspetto se avete anche altre domande, Novella oppure Maria. Siamo a posto così. Marco, tu vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, io aggiungerei soltanto di... Allora, Google e Internet sono dei mezzi potentissimi, ci aiutano, abbiamo capito quanto, però possono essere anche degli armi a doppio taglio, quindi non affidarci totalmente alle informazioni che troviamo online, anche perché molte volte sono dei blog scritti da persone che hanno ricopiato altre informazioni da altri blog, quindi c'è un susseguirsi di informazioni errate, quindi rivolgersi sempre comunque a qualcuno che una competenza già, quindi un commercialista, un'organizzazione sindacale, uno sportelli comunale o un'azienda che appunto mi possa aiutare, e non affidarmi totalmente a internet. Un supporto me lo può dare, però di non affidarmi totalmente a internet, perché delle volte riceviamo delle chiamate con delle richieste, ho letto questo bonus fantomatico, e come faccio ad averlo? Non so cosa sia. Quindi affidatevi a qualcuno, anche perché se c'è del lavoro dietro, c'è dell'esperienza. Quindi. Allora, se siamo nel campo degli avvertimenti, mi permetto di farne anche uno io. Il coltello può essere usato per affettare una mela o per uccidere. La cooperativa può essere usata come strumento di cooperazione, mutualismo e tutela, di mutuo aiuto, oppure come uno strumento di sfruttamento. Cercate di capire bene, se nel caso vi ricapiti una, chi avete di fronte, e soprattutto diffidate dalle facili formule di chi vi dice, vi promette: ah, stai tranquillo, con noi riceverai in tasca sempre l'X% di quello che fatturiamo. Questo è impossibile, dal momento che la differenza, questo è una cosa facile e difficile da capire al tempo stesso, tra quello che può fatturare una cooperativa, anche solo il compenso lordo di un lavoratore, e quello che gli resta in tasca, dipende da una molteplicità di fattori che sono a volte individuali. Ne dico uno: c'è l'aliquota IRPEF che è comunale, per cui banalmente io che vivo a Milano e Cesare che vive a Roma, a parità di condizioni, a parità di lordo, avremo un netto leggermente diverso. Quindi come fa qualcuno a dirvi che invece tutti noi avremo sicuramente lo stesso netto? O mente, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi, fa degli strani magheggi con i vostri compensi. Quindi, già che siamo negli avvertimenti, diciamo, questo è quello che ci sentiamo di darvi io e Cesare. Sottoscrivo. Grazie mille, sono state sicuramente informazioni, avvertimenti e suggerimenti fondamentali che sicuramente porteremo all'Informa Giovani e per raccontarle a tutti i ragazzi, e se possiamo poi dare le vostre mail, così nel caso qualcuno insomma fosse interessato ad approfondire, abbia una situazione che insomma voglia raccontarvi o condividere, se potete poi appunto rendervi disponibili. Vi chiedo poi appunto se ci lasciate poi il materiale, il PDF, giusto per avere qualche informazione da caricare sul sito. E come detto prima, caricheremo anche su YouTube questo incontro. Io vi ringrazio davvero tanto perché è stato veramente interessante, quindi ringrazio Cesare, Donato e Marco, e invito poi a chi vorrà insomma seguire l'ultimo incontro lato Emilio Doc insieme all'Informa Giovani, che sarà il 14 ottobre con H-Farm, per parlare delle professioni del futuro. Che chissà, insomma, speriamo bene anche per quelle. Io mi ripeto, vi ringrazio ancora davvero. E Novella, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, dimmi pure. Ringrazio, vi aspettiamo al prossimo incontro, appunto. Ma magari chissà. Il 14 ottobre, che questa volta sarà in diretta Facebook su
Flash Super Giovani, giovani, vero? Sì. Okay. Poi magari ovviamente se qualcuno di voi passerà da Bologna da Informa Giovani, ben venga, un saluto, un caffè, insomma, volentieri. Ah, questo senz'altro, se sappiamo di avere dei nuovi amici e soprattutto quando tutta questa vicenda la lasceremo, ce la lasceremo alle spalle e credo torneremo a fare più frequenza degli incontri dal vivo, insomma, sappiate che noi ci siamo. Perfetto, allora. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata.